Giordana ha un'altra storia bellissima, un grazie particolare perché non è stato facile farla parlare. Giordana è una donna, se volete, anche della medio-alta borghesia romana. Questa è la sua storia. Si può arrivare a scoprire di essere vissuti per 17 anni accanto a una persona che si pensava di conoscere e che invece non si conosceva affatto. E quindi si diventa la persona più diffidente dell'universo. Mio marito una mattina, era il 29 dicembre del 2005, ricordo ancora la data, perché il giorno dopo dovevamo partire assieme a nostra figlia per un viaggio, deciso da lui, voluto da lui, e lui ci saluta normalmente e invece quando poi dopo mi alzo trovo un biglietto sul tavolo della cucina. Era un biglietto in cui diceva che si sentiva molto stressato e quindi preferiva allontanarsi per riflettere. Quindi da lì incomincio subito a cercarlo e al telefono ed è stata poi quella l'ultima nostra conversazione, chiamiamola civile. E lui mi ha detto che fino a prima di uscire da casa, insomma, era incerto, però da quel momento in poi era certo delle sue scelte e anzi io non preferiva che io non lo cercassi più. Eravamo nei giorni di Natale e ha mantenuto fede a quello che c'era scritto, quindi non si è più fatto né vedere né sentire da me, ma soprattutto da nostra figlia, che a quell'epoca aveva 4 anni. La bambina che fino a qualche giorno prima aveva trascorso il Natale assieme a nonni e familiari con questo papà che si era travestito da Babbo Natale per lei, come ogni anno. I giorni passavano, la mia disperazione cresceva, chiedevo ovviamente notizie ai suoceri, chiedevo dove potesse essere questo figlio e loro fin da subito sono da suoceri normali, erano rapporti normali, hanno incominciato fin da subito ad incolpare me, quindi dici cosa è successo, lui ti adora, se c'è un problema tra voi lui non lo dirà mai e quindi io non capivo sempre meno. E poi ho incominciato a non capirci talmente più niente che io ho detto voglio mettere un detective, sicuramente sarà più obiettivo di me e magari riesce a capire quello che io non capisco. Che cosa scopre il detective? Il detective in pochi giorni scopre che lui aveva vissuto una doppia vita all'interno del suo studio, lui è avvocato. In questo studio aveva creato un mini appartamento con la sua collega commercialista e parlo di doppia vita perché nel momento in cui io lo scopro, scopro che c'era anche un bambino più o meno coetaneo di nostra figlia con lo stesso cognome di nostra figlia, quindi riconosciuto alla nascita, e un altro ne stava arrivando. Non c'è stato mai un segnale, qualcosa? Allora, mi sono attribuita anche tante colpe per non aver capito. Io non ho capito, ma non perché non avessi voluto comprendere, perché se noi riflettiamo anche su tanti piccoli particolari, il giorno dopo dovevo partire e il giorno prima lascia questo messaggio, come potevo capire io? È stato fatto tutto ad arte. Che cosa succede quando poi lei capisce che non c'è più nulla da fare e allora bisogna ricorrere ai suoi colleghi avvocati? Oltre alla violenza psicologica ci sono stati episodi anche di violenza fisica, quindi approfittano, parlo al plurale perché non è più soltanto un marito, un ex marito, ma è tutta la famiglia, tutto l'entourage familiare di questo uomo, quindi anche i suoceri, che anziché insomma essere solidali con me, comprensivi, diventano stranamente, per me stranamente, solidali con il figlio, quindi a spada tratta lo difendono, approfittano di una mia assenza correttamente comunicata al papà, perché secondo me indipendentemente dalle modalità lui resta il padre, quindi io decidevo di allontanarmi con la bambina, era la prima estate, e quindi informavo il papà di questa nostra assenza. Lui mi concedeva l'assenso per recarmi all'estero e approfittando di quei 15 giorni suoceri e marito ci sostituiscono le chiavi anche della casa coniugale. Quindi io e la bambina
ormai quasi di 5 anni, rimaniamo anche senza un tetto. La battaglia legale è stata durissima ed è stata anche una battaglia fatta di perizie psichiatriche, di avvocati che mollano, intimoriti anche dal potere di questa famiglia, ma anche di donne coraggiose che poi hanno creduto in lei. Ci sono stati diversi cambi di avvocati perché evidentemente dall'altra parte ci sono state delle pressioni. Ci sono stati dei momenti di timore da parte mia, perché consapevole di queste forti amicizie, di queste conoscenze, però dentro di me sentivo che continuava nella mia testa a martellare questa frase che ti insegnano fin dai primi giorni in cui entri alla facoltà di giurisprudenza: la legge è uguale per tutti. E ci ho creduto, e evidentemente avevo ragione a crederci, perché poi la sentenza di separazione mi ha dato ragione in toto. Io ho una bambina e quindi questa è la mia forza. Non dovevo mollare, però ci sono stati momenti molto brutti, molto duri. I peggiori? Non appena ho avuto notizia dal detective di quello che io non avevo mai capito. E ricordo ancora gli occhi tristi di mia figlia quando non riusciamo più a mettere piede neanche nella nostra casa. Ricordo il mio ricovero in ospedale dopo aver subito questa aggressione fisica e l'esito dell'attack, trauma cranico, insomma sono tante le cose che ricordo. Ricordo un'occasione in cui forse la cosa che ricordo di più, la più brutta di tutte, un incontro con il mio ex marito, in cui lui mi dice: io ti toglierò tutto, ti ho già tolto la casa e ti toglierò anche la figlia e ti farò impazzire dal dolore. Alla fine lui si è cancellato dalla vita di sua figlia, sua figlia è rimasta invece con lei. E sarebbe stato bello se, indipendentemente invece da tutto quel che è accaduto, lui avesse continuato a fare il papà. Lei ha voluto scrivere un libro, che cosa si sente di dire? Purtroppo ancora molte temono, i mariti, i compagni, i fidanzati, quindi rimangono nel silenzio. E questa è la cosa più sbagliata che si possa fare. Bisogna avere il coraggio di far valere le proprie ragioni.